GT Academy, la competizione che consente ai giocatori di PlayStation di diventare veri piloti professionisti. Ogni anno migliaia di gamers da tutta Italia si sfidano nelle selezioni preliminari al volante di Gran Turismo. Solo i 6 più veloci vivranno un sogno: mettersi in gioco con una vera auto da pista nel Tempio Europeo della Velocità, il circuito di Silverstone. Darian è uno dei 6 finalisti italiani dell'edizione 2012. Ha superato le selezioni su PlayStation 3, ha vinto le finali nazionali e si è aggiudicato uno dei 6 posti per l'Inghilterra. GT Academy è adrenalina allo stato puro. Vedere quanti chilometri a salire sopra i 250, 270, 280, anche 300 è una bella sensazione. Mi sono allenato tanto con la GTR e con la 370 sulla PlayStation. Veramente ho trovato pochissima differenza di comportamento tra la vettura reale e quella sul gioco. Da piccolo mi piacevano le macchinine e si metteva a giocare un po' così. Poi è arrivata la PlayStation, quindi Gran Turismo. Essendo appassionato tanto di giochi di macchine, Gran Turismo rappresenta il top per quanto riguarda la PlayStation. Grazie a Gran Turismo e al gioco online ho avuto modo di conoscere tante persone e tanti amici. Faceva parte di una community di piloti virtuali. Attraverso le sfide online su PlayStation, Darian accede a una community dove sono presenti tanti altri gamers appassionati come lui. Sono tanti tipi di giocatori, c'è quello più tecnico, quello più bravo, quello più scarso. Sono proprio gli amici della community ad invogliarlo a partecipare alle selezioni preliminari che si tengono a Milano. Senza di loro non avrei neanche provato. Per fortuna è andata bene. Darian accede alle finali nazionali di Vallelunga. Si fa notare con un'ottima performance, ma la concorrenza è di alto livello. Dopo 2 giorni di selezioni massacranti, arrivano i nomi dei 6 piloti che andranno a Silverstone. Tra il 6° e il 4° un po' ci speravo, poi ho chiamato il 3°. Quando ho chiamato il 2° ho detto, boh, ragazzi, io me ne vado a casa. E dopo invece hanno chiamato il mio nome. Il nostro oro va a Darian Rojnic. E lì è stato fantastico. Penso che sia stato uno dei momenti più felici della mia vita. Ero stato il vincitore del GT Academy in Italia e che andavo a Silverstone. A Silverstone, 36 piloti di 6 diverse nazioni europee si daranno battaglia per un posto da pilota ufficiale Nissan. Per Darian è l'opportunità della vita, un sogno da difendere coi denti. Non avrei mai pensato di fare questo salto dalla console a macchina vera perché vivo una vita normale, lavoro come tutti i ragazzi della mia età. GT Academy mi dà la possibilità di piombarmi direttamente nel motorsport che conta. E nel motorsport che conta, Darian ha finalmente l'occasione per mettere in pratica quello che ha imparato in tanti anni su PlayStation. La ricerca della perfezione nella prestazione, nella traiettoria, nella messa a punto della macchina. Mi ha aiutato molto Gran Turismo sotto questo punto di vista. Sulla pista inglese, Darian mette subito in mostra il suo talento. Ma c'è un altro pilota italiano a dargli filo da torcere. Me la giocavo alla pari con l'altro ragazzo, Andrea Cosaro, perché in macchina eravamo lì e lì. Quella con Andrea Cosaro è una sfida al filo di lama. Sui kart, nei rally, sulle monoposto, le performance dei due piloti si equivalgono.
penso di essere stato l'avversario numero uno per Andrea. Guidava veramente bene, io ci speravo un po' che arrivasse lui per primo. Ma la regola del GT Academy parla chiaro. Solo uno degli italiani potrà correre la gara finale per diventare pilota ufficiale Nissan. Vincere significava cambiare totalmente vita, insomma, entrare dalla porta principale nel mondo dell'automobilismo. I giudici si trovano a dover prendere una decisione davvero difficile. Per Darian è un duro ritorno alla realtà. Uscire così di poco mi ha fatto veramente, veramente male. In parte ci credevo un po' anch'io in questo suo sogno e anche mia mamma ovviamente ha avuto una reazione simile. Ci siamo un po' commosse perché alla fine mia mamma era proprio tipo l'ultra del GT Academy. Grande Dario! Vai Dario, grande! Sei stato un mito, vai così, grande, grande! Anche gli amici della community si dimostrano ancora una volta vicini a Darian. È stato uno di quei pochi momenti della mia vita in cui mi sono commosso. Vai Dario, vai! Sentendo tutta quella vicinanza dei ragazzi mi ha fatto molto molto piacere e non lo dimenticherò assolutamente mai. Vai Dario! Per me mio fratello è il più forte e rimarrà il più forte sempre. Le corse sono adrenalina e emozione, per chi è appassionato di macchine non c'è cosa migliore nella vita. Nel prossimo episodio, prima di gettarci nel vivo di GT Academy 2013, racconteremo l'esperienza di Moreno, finalista a Silverstone nella scorsa edizione.